questo momento che stiamo vivendo qui insieme a Pietro rappresenta, credo, per la volontà di noi, quando lo sto trovando, si sta vivendo in una luce di tempo, un riferimento. Un riferimento perché siete stati convenuti a vivere insieme a noi un momento di ringraziamento a tutti quelli che in un modo o in altro entrate in contatto con noi. Da una parte, Sua Eccellenza il Vescovo di questa città, di questa zona, che insieme ai suoi collaboratori hanno identificato questa chiesa come punto di riferimento della comunità armena ortodossa, trovandosi nella città e nella provincia di Viterbo, parte della diocesi ortodossa armena e della chiesa che è stata riconosciuta dallo Stato italiano nel settembre del 2011. Ci ha messo nella situazione di bussare alla porta di questa fratella cristiana di un'altra tradizione.
ringraziamento a voi, rappresentanti dell'autorità, sono questa presenza. Speriamo che le nostre comunità porteranno i loro frutti e metteranno la discussione della società italiana, dei cittadini seri, cari, che non daranno più problemi più alla società, che non saranno più i fedeli del carico. Grazie.
grazie veramente di cuore per l'eccellenza che continua a fare a vivere, e ti saluto fraterno Giuliano con la bella comunità romena ortodossa preterbiana. Ed è per me bello, e ringrazio il Signore, che la celebrazione di apertura ufficiale di questa antica chiesa di Viterbo avvenga proprio nella settimana di tre pietra dell'unità di Cristo. Se da una parte tutti soffriamo per la mancanza di unità, che soprattutto oggi crea in un mondo che non è unito, la nostra unità dovrebbe essere stimolo e sostegno. Il non essere uniti rischia di avvalorare anche la nostra. Però questa sera abbiamo fatto comunione, una unità nella vita. Il Vangelo ci ha ricordato, accade per noi. E noi abbiamo espresso la nostra fede e contemplare l'amore di Dio per ciascuno di noi, facendo esperienza del suo percorso, potremmo dialogare con Cristo, la persona di Dio. Mi preme ricordare che di fatto le cose che ci sono molto più rilevanti e importanti di quello che ci dà. Il mio vescovo, anche grazie al concilio, fece introdurre nel documento conciliare la ierarchia verità. Ci dice la fede del Signore, la devozione della Vergine Maria, i sacramenti, il ministero ordinario, la nostra vocazione a vivere tutto il Palermo. Ci separa l'idea della unità della Chiesa sotto il servizio di Roma 9, tra le cose fondamentali che condividiamo. Condividiamo anche lo stesso Padre Eucaristico. Se continuiamo nel ministero dell'accoglienza e della solidarietà, il cammino dell'unità diventa più intenso e il desiderio di avere diventa più vicino alla realtà. E questo nostro gesto di affidare la nostra Chiesa alla comunità romena non è un gesto solo di generosità, direi un gesto di responsabilità ecclesiale. Perché c'è una comunità di fratelli che è la vera Chiesa, che non ha un luogo per fare esperienza di essere Chiesa, e credo che sia nostro dovere, se è stato mio dovere, mettere a disposizione. Contento che queste mura, che per tanti anni non hanno sentito la lode, il ringraziamento, la celebrazione dell'Eucaristia, oggi, grazie alla vostra presenza, diventeranno vive. Chiesa sono noi, le mura sono un contenitore che hanno valore per chiudere qui, contengono qualcosa autentico che la Chiesa Santa. Quindi sono contento e devo dire, vi ringrazio per il lavoro che avete fatto nel rendere accogliente questa Chiesa. Padre Guardiola mi ha fatto vedere com'è il locale dove prima mi trovavo e come mi avevate resi nobili con il vostro lavoro, e dico questa Chiesa diventerà una celebrità, non solo perché dentro si radunerà una bella comunità, ma perché la bella comunità si impegnerà, e voi siete generosi in questo, a rendere sempre più belle. E stavo pensando, la comunità è molto grande, una comunità che
questo farà sì che la nostra direttrice del carcere avrà meno bisogno della comunità europea, perché laddove ci si raduna per ascoltare il Signore e per crescere come persone e come cristiani, si vincono molto più le tentazioni di un comportamento scorretto. Vale per noi, se le nostre parrocchie non sono più piene, se le nostre attività di riguardo delle giovani generazioni fossero più intense e frequentate, avremmo meno ospiti al mondo. E così, è un orgoglio, una preghiera, ma con il mio, e ringrazio veramente. Grazie.